Benvenuti in questo nuovo vlog. Come noterete è mattina, mi sono appena svegliata e ho pensato di iniziare questa giornata, questi giorni vloggando soprattutto dalla colazione. Come avrete saputo se mi seguite su Instagram, ho acquistato il forno a microonde, questo box rosso fantastico, amore della mia vita, e da un po' mi sono cimentata a provare cose senza utilizzare i fornelli. Ad esempio ho provato a fare il porridge. Io adesso riesco a farmi la colazione la mattina senza avere bisogno di accendere i fornelli e senza dover scrostare padelle e pentole prima di andare all'università. Winner, winner. Sono ancora un po' assonnata. Allora, vi voglio far vedere come preparo questo porridge. Allora, metto in una ciotolina un misurino di gluten free oats, che è l'avena senza glutine che prende My Protein. Poi aggiungo un cucchiaio di semi di chia, 15-20 ml di latte e 80 di albume. Mescolo, lascio un po' rapprendere nel frattempo che io mi bevo il mio tè la mattina. Poi quando sono pronta metto in forno a microonde a potenza 80 per circa 40 secondi. Apro, mescolo e rimetto a potenza 80 per altri circa 30 secondi. I tempi di cottura dipendono dal vostro forno a microonde, da quanto latte liquido mettete, da quanto è spessa la vostra ciotola, quindi non fidatevi troppo dei miei tempi. I miei sono quelli che sono riuscita a studiarmi in questi giorni, date appunto le mie quantità e la mia ciotola. E niente, poi finisco la preparazione della mia colazione versando il porridge che mi è venuto in un piatto. Aggiungo lo yogurt, metto il mio solito mix di semi, mandorle, cocco, semi di canapa, raw cacao, semi di lino, con frutta e la mia dorata salsina al cacao, che come sapete è 10 g di cacao amaro e circa 28 di acqua. Anche questo dipende dalla temperatura dell'acqua e dalla consistenza del cacao, quindi dalla marca. Niente, io mi sto quasi riaddormentando qui in piedi, quindi adesso mangio e ci vediamo dopo. Spuntato sole a Piacenza! Dopo giorni di pioggia e neve finalmente vedo il sole! Luna! Ehi! Sei felice? Sì, c'è il sole! 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 Merenda! Sì, sono ancora in pigiama e sono ancora struccata, ma ho passato tutta la mattina a editare i video e adesso devo mettere a studiare. Ieri ho iniziato le lezioni, quindi adesso voglio già incominciare a tenermi al passo con gli appunti. Voi sapete che il mio metodo di studio è ricopiare su un quaderno tutto il materiale di studio. E io ho fortuna perché solitamente l'esame si basa soltanto sulle slide e gli appunti. Quindi voglio adesso iniziare pian piano a tenermi al passo. Quindi passerò questa giornata in cui non ho lezioni a ricopiare e sistemare gli appunti di ieri, così che possa arrivare all'esame più preparata, più pronta soltanto per studiare e non dover ripassare e ricopiare gli appunti. Ma nel frattempo sono arrivate le 10:30, quindi mi faccio merenda e ho visto che vi è piaciuto un sacco il mio
panino con il burro di mandorle e la frittatina di albumi. È piaciuto tantissimo anche a me e infatti adesso me lo rifaccio. Mi sono cambiata perché passare tutta la giornata in pigiama, anche se sono a casa e sto facendo cose, mi fa sentire come se non sto facendo molto. Quindi mi sono cambiata e adesso sono pronta per prepararmi il pranzo. Allora, il mio obiettivo, come al solito, odio gli sprechi, lo sapete, è quello di svuotare il frigo. Allora, quindi vediamo cosa c'è in frigo da lanciare. Allora, qui ho mezzo avocado, dei ceci e dell'insalata che devo consumare, quindi per stasera penso proprio che mi farò la insalata di polipo e patate, avocado, ceci, pomodori, quindi ripulisco tutto e mi va via tutta questa roba. Mentre adesso per pranzo qui c'è il salmone affumicato che ho riportato dalla montagna perché non l'abbiamo consumato. Vedo della rucola e vedo del simil Philadelphia. Avrete notato che hanno la dicitura light. Dopo il mio video in cui dicevo che non consumo cose light, mi aspetto già che mi direte su. Allora, il motivo per cui lo prendo light è perché uno costa di meno rispetto all'altro e due perché io lo abbino sempre con qualcosa di grasso, ad esempio con il salmone oppure con il tonno e le olive, quindi non sento la necessità di prenderlo full fat, normale quindi, perché la mia teoria sul light era che i cibi light non ti riempiono, però siccome io lo abbino con altro di full fat, di grasso, comunque non lo mangio da solo, e allora cerco di limitare i grassi assunti da questo, dal formaggio, e li assumo da altre fonti nello stesso piatto. Penso che si sia capito. Scusa gatto, ma cioè, tu senti che io sto filmando e vuoi l'attenzione? Vuoi attenzioni, vero? Ti piace questo? Ok. Ma sono posizioni da tenere queste? Ma Luna? Così? Ma io non ti capisco. I'm left behind, obeyed the light, we're always a gone. C'è un gatto che ha un nuovo passatempo, eh? Adesso ti piace osservarmi cucinare, vabbè, abbiamo capito. Ho appena finito di mangiare e mi sto preparando per andare in palestra. Mi piace un sacco andare in palestra nel primo pomeriggio perché non c'è nessuno, quindi molti macchinari sono liberi e quindi non devo combattere con nessuno oppure alternarmi, cosa che odio. E perché dopo pranzo solitamente è un orario in cui o mi viene l'abbiocco o mi butto sul divano, in realtà non faccio mai niente, non riesco a rimettermi subito a studiare e quindi secondo me è un ottimo modo per occupare questo tempo che io inevitabilmente perderei. Se pensate che il pranzo mi possa rimanere sullo stomaco, mi possa stare sullo stomaco, sinceramente non soffro di questo problema, non mi sento assolutamente appesantita e infatti sono pronta e energica per andare ad allenarmi. Mi porterò la merenda subito da mangiare in palestra perché
ne voglio approfittare di essere già fuori con il motorino per fare altri giri, fare un po' di spesa, fare qualche commissione. Anche perché oggi appunto è una bella giornata e solitamente piove, col motorino girare non è il massimo, quindi ne approfitto per fare un po' di spesa e accaparrarmi un po' di roba. E mi piace anche portarmi la merenda in palestra, soprattutto quando mi alleno nel primo pomeriggio, perché così me la posso prendere proprio con calma e non ho la furia di tornare a casa perché ho fame. Quindi mi preparo un pancake, la ricetta è sempre la solita, è sempre 50 g di purea di frutta, 100 g di albume, 30 g di farina, un pizzico di bicarbonato con aceto di mele e una spolverata di cacao e alla fine le noci. È il mio solito pancake, non sono una pratica di pancake o di dolci, quindi ho trovato questa ricetta, funziona, la sfrutto. Però l'unica cosa che cambierò sono le farine. Fino adesso ho usato la farina di riso, ma recentemente mi sono arrivate un sacco di farine da MyProtein della nuova gamma naturale, farina di cocco, farina di amaranto, farina di grano saraceno, farina di teff, che sono tutte senza glutine certificate e voglio provare, voglio testare. Se avete visto il vlog della montagna, il pancake che mangio a colazione è fatto con farina di cocco e farina di grano saraceno ed era buonissimo, quindi voglio ripeterlo. E praticamente l'unica cosa che cambia rispetto alle altre ricette che avete visto del fit fetta al latte è soltanto che uso al posto della farina di riso la farina di cocco e la farina di grano saraceno. Ma in ogni caso potete provarla con qualunque farina e anzi ho visto che qualcuno l'ha provata anche con una farina gialla, adesso mi devo ancora rispondere per che cos'è, però davvero sbizzarritevi con la qualità delle farine perché per il resto è una ricetta provata e riprovata e credetemi se sono riuscita a farla io, riuscite a farla tutti. Quindi adesso preparo il pancake, porto via anche il quark così riesco a fare il fit fetta al latte e mangiare il fit fetta al latte in palestra davanti a tutti che arrivano alle 4:30 e tutti pensano che stai mangiando un kinder fetta al latte. È assurdo.
oggi, sono Speedy Gonzales. E infatti non solo ho finito l'allenamento, ma sono anche riuscita a fare la spesa e non sono neanche le 5. Quindi vi faccio vedere cosa ho comprato all'Esselunga. Ho preso dei fagiolini surgelati della Fidel, che è il marchio commerciale dell'Esselunga. Una bustona di spinaci, questi durano tantissimo in frigo, anche una settimana. Cavolo cinese, perché ho in mente una ricetta da farvi vedere che sarà bellissima. Poi ho preso delle zucchine, non guardiamo il prezzo di queste. Ho preso delle patate dolci perché le desideravo tantissimo. Mentre ero in montagna ho visto una foto di un piatto con le patate dolci e lo volevo. E poi ho preso due pomodori. Easy. Ovviamente ho speso un fottio perché è tutta verdura e ora la verdura è alle stelle. Quindi adesso, visto che ho finito presto, non ho ancora fatto merenda, quindi adesso finalmente la faccio dopo averla sballonzolata per tutta Piacenza e mi metto a studiare. E anche mentre preparo la cena, Luna deve osservare quello che cucino. Non è pollo, capito? Non è pollo! Oh! Troppine! Sono circa le 8 e mi appresto a cenare. Nel frattempo che studiavo e poi gazzeggiavo sul computer, ho preparato il pranzo per domani. Domani a pranzo sarò all'università e quindi mi porto il mio pranzetto. E ho preparato uno dei miei pranzi preferiti, nonché il più veloce e il più semplice. Si tratta del riso con piselli, carote e feta. Prepararlo è facilissimo e serve soltanto una pentola. Praticamente metto una porzione di piselli surgelati in una pentola e li metto sul fuoco. Dopo che l'acqua e i piselli bollono per circa 3-4 minuti, aggiungo le carote che ho tagliato a cubetti e le lascio cucinare insieme ai piselli per altri 2-3 minuti. E poi infine aggiungo il riso, 10 minuti la cottura del riso e quindi scolo tutto insieme, tutto fatto, e quindi la base del mio pranzo è pronta. Ho già tirato fuori dal freezer perché avevo congelato la feta. Domani mattina la taglio a cubetti e l'aggiungo alla scatoletta. Ci ho impiegato davvero un quarto d'ora ed è una pentola sporca, semplicissimo e velocissimo. E nel frattempo mi sono anche preparata per questa sera. Ho lessato delle patate, 3 patatine, perché nella mia insalata con il... Si è suicidata una patata? Nella mia insalata con il polipo ci stanno le patate. Inside the thought that I wrote, all of the words that we spoke, yeah, only with our eyes. Buongiorno a tutti, mi sto preparando per uscire per andare a lezione, inizio alle 9:30 e questa mattina ho fatto colazione e poi ho finito di assemblare il mio pranzo tagliando soltanto a cubetti la feta e aggiungendola al lunchbox e adesso mi sto finendo di preparare la merenda. Solita merenda noiosissima, il solito paninetto con il burro di mandorle e la piadina di albumi, ma davvero credetemi è una cosa praticissima e davvero ottimale perché è completa di tutti i macronutrienti e è davvero uno snack secondo me perfetto da portarsi anche all'università. Meglio se consumata con la piadina calda, come ho fatto ieri, perché la piadina calda scioglie il burro di mandorle, ok? Però all'università la posso mangiare solo fredda. E ho anche già tirato fuori dal freezer la mia cena di stasera. Ho preso il salmone perché stasera voglio farmi il risotto alle zucchine con il salmone alla piastra. Oggi pomeriggio quando arrivo taglio le zucchine a cubetti e le inizio a cucinare, così che poi quando torno dalla palestra ho tutto pronto e sono quasi pronta per mangiare. Preparation is key. Il mio segreto per mangiare sano sempre è la preparazione, prendermi sempre in anticipo, prepararmi il pranzo la sera prima, pensare già la mattina alla cena e a quello che mangerò. Ovvio, non è molto intuitivo, soprattutto quando sono in giro, perché
devo pensare alla mattina a quello che già vorrò alla sera e probabilmente non è esattamente quello che davvero voglio in quel momento. Però questo succede qualche giorno, soltanto i giorni in cui sono tutto il giorno in giro, tutto il giorno all'università o a fare cose. Mentre come avete visto ieri che ero a casa, all'ora di pranzo apro il frigo e per me è bellissimo perché decido cosa fare al momento, guardando quello che c'è in frigo, guardando la mia disponibilità. Quindi c'è anche un compromesso da fare. È vero che mangiare sano ed equilibrato a volte può essere ripetitivo, può essere noioso, può essere quasi schematico, però dipende dal vostro approccio. Per me lo è magari in qualche giorno, i giorni appunto in cui non ho tempo da arrivare a casa, aprire il frigo e cucinare, ma è più un arrivo a casa alle 8, devo mangiare, mentre gli altri giorni in cui ho tempo me la godo di più e mi diverto molto di più e mi sbizzarrisco. E basta. Sono pronta per andare a lezione. Io torno a casa dopo una mattina all'università e tu? Ti sei fatta la caverna? Eh? Amore. Ti sei fatta la caverna? Oh, che calduccio qui. No, non si lecca quella, eh? Figurati. Luna, no, sarebbe la mia, sarebbe la mia. E vabbè, conquistato anche questo. Scherzetto, dovevo avere lezione anche oggi pomeriggio, ma ho scoperto che la lezione del pomeriggio mi inizia l'8 marzo e non l'8 febbraio, quindi mi inizia fra un mese. Quindi scoprire che posso tornare a casa e mangiare a casa è stato bellissimo. Quindi il pranzo che mi ero provata per oggi lo metto in frigo, perché tanto dura, e me lo mangerò domani all'università, che per davvero ho tutto il giorno all'università. Mentre adesso mi preparo un bel pranzetto. Quindi io adesso mi metto a cucinare. Chiudo qui questo vlog. Spero che vi sia piaciuto. Spero che abbiate trovato tanti spunti interessanti. Spero di avervi fatto compagnia. Noi ci vediamo nel prossimo video. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise.